Bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi raga ci troviamo qua con la nostra carriera allenatore con il Brescia. Andiamo avanti subito, abbiamo in apertura il match importantissimo direi appunto già da subito contro l'Inter. Una partita che già ci fa respirare aria di campionato, quindi magliette vanno bene così. Sì dai, ci si vede dai. Quindi questa sarà la nostra formazione e andiamo. E dunque signori, eccoci qua dal nostro Rigamonti di Brescia per l'incontro di Serie A che ci vedrà affrontare l'Inter. Come già detto, una partita veramente importante fin da subito contro una delle rivali più importanti per la nostra, insomma, nella passata stagione. Tra l'altro, una partita importante anche perché andremo a far non esordire tutti, però quantomeno a provare con mano molti dei nostri nuovi acquisti, tra cui Van Dijk, Havertz, Aurier, insomma chi più ne ha più ne metta raga. Veramente tanti debuttano e tanti li utilizziamo per la prima volta, quindi sarà veramente una bella bella sfida, almeno si spera. E si parte. Uso da Havertz. Havertz manda Moise, tocca dietro personali, se ne va Sandrino, pallone che arriva a Moise, subito! Moise Kean, non perdiamo tempo e al quarto minuto riprendiamo da dove avevamo lasciato. Il solito Moise Kean trova il gol del vantaggio e dunque Brescia 1, Inter 0. Una partenza subito fortissima da parte della nostra squadra. Capitan Tonali apre per Tonali che da lì contro, credo, Radu non sbaglia. E quindi appunto siamo avanti. Ora Wendel in progressione per Jordan Lukaku, perde palla, la riconquista Lukaku. C'è Malen, Van Dijk tenta di chiudere, il pallone passa, Perin la mette fuori. C'è il movimento di Havertz, pallone conquistato dall'Inter però, ancora Tonali è lì, la tiene, apre per Çalhanoğlu, manda il solito Moise a tu per tu. Con Radu, Moise Kean, 2-0 Brescia al 22esimo. Quanto è forte la nostra squadra ragazzi. Mamma mia che cosa abbiamo creato. Un gruppo devastante. Çalhanoğlu qua dà un pallone perfetto al nostro Moise che a tu per tu con Radu non perdona. Doppietta per lui, doppio vantaggio. Facile. Movimento largo di Hakimi, va via, non lo tengono, Hakimi in area, porta il tiro, la risposta di Radu, ancora Havertz, perché di piede. L'Inter con Malen, Aurier insegue, Malen è più veloce, Marien a Lukaku, Perin ancora ci salva. Ad andare da Moise, parte il filtrante, c'è Kai, Kai la tiene, torna, sempre da lui, no. Non ci credo, qua Radu è stato decisamente bravo. Prova Havertz, ripartiamo ancora una volta. Cerca Moise, vede il movimento di Kai, lo lancia in porta. Radu con i piedi. Passa ancora Çalhanoğlu, entra in area. C'è Calero, l'alza, pallone respinto. Moise per Tonali, il capitano. 3-0 Brescia, anche Sandrino entra a far parte dei gol ad ordine di questa partita. E parte in realtà sono due perché l'ha fatto doppietta Moise. Comunque, e comunque Moise ha fatto l'assist, da notare anche sto fatto. Bello, un gran bel tiro ragazzi, non era facile. Comunque c'era anche il difensore, chi era? Era Nacho. Bravo, bravo Tonali. Noglu, passa Tonali, manda Kai, Kai per... No, Moise, gran tiro, ma ancora Radu, ragazzi, il nostro portierone rumeno. Se non fosse che stiamo vincendo 3-0, starebbe veramente rompendo i coglioni. Aspetta il movimento di Bonazzoli, eccolo qua, in fuga! Federico! Bonazzoli, ma che schifo! E dunque fischia l'arbitro, Brescia 3, Inter 0. Veramente un inizio incredibile. It's Champions League time, raga. Mamma mia. Per la prima volta il nostro Brescia in Champions. Debutto in questa competizione contro il PAOK di Salonicco. Dovrebbe essere una partita non facile. Teoricamente anche se giocassimo con quelli della primavera che non abbiamo, forse riusciremo a vincere lo stesso. Quindi, dai, Atteggiamento come sempre serio. Maglia verde di qualità. So che non è la nostra tipica formazione, ma c'è un po' di gente che deve giocare in questo match.
Questi saranno i nostri 11 uomini. Andiamo. E dunque, signori, eccoci qua da Salonicco per l'incontro, il primo dei gironi di Champions League contro, appunto, il PAOK. L'avete vista la formazione? Scenderemo in campo con 11 giocatori che veramente si meritano alla stragrande di essere in campo oggi. A parte qualcuno, c'è veramente tutta la base, tutti quei ragazzoni che da sempre sono nel nostro progetto Brescia, a partire da Joronen, passando per i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti. Quindi sono tutti ragazzi, i nostri uomini che abbiamo dall'inizio, gli 11 eroi che sono arrivati fino in fondo. E dunque è il momento di spaccare i culi a tutti. Tonali, aie, passa Didi e Lamkelze in area, il Lamke l'alza all'indietro, Nandes al volo si coordina, pallone a fil di palo. Nahitan per aie, aie da Moise, Moise, palla alta. Siamo partiti veramente, veramente aggressivi. Ancora per Tonali, prova lo spunto Tonali, manda Moise, se l'allunga, Moise apre il destro, palo gol! La personalità di Moise Kean, davvero trascinatore di questa squadra. Gli bastano 16 minuti per timbrare il cartellino Champions League. L'italiano non torna, ma il discorso è quello, ragazzi. Moise Kean, primo marcatore in Champions League di questo nostro Brescia. Che giocatore, che squadra, che fenomeni che sono i nostri uomini. Calcio di punizione, la distanza è ravvicinata, proverò con Moise a sbombolarla sul primo palo. Vediamo, raga, non va sicuro nulla. Prova. Moise Kean! È bella! La doppietta di Moise Kean! PAOK 0, Brescia 2, un missile su punizione. E in mancanza, ragazzi, di Çalhanoğlu bisogna fare con ciò che si ha. E Moise ha saputo sfruttare al meglio l'occasione, gran gol, gran destro, doppio vantaggio per noi. Nandes trova Aie, aspetta ancora Nakita, Nandes, 3-0 e siamo solo al 43esimo minuto. Anche il nostro buonissimo Nakita Nandes entra a far parte del tabellino dei marcatori. E come prima, ma sono solo due, perché anche a questo giro Moise ha sfornato una delle sue solite doppiette. Grande Nahitan, triplo vantaggio per la nostra squadra. Prova Nicolas ad accentrarsi e c'è il movimento di Moise. Solo Florian, aie, errore veramente brutto del nostro uomo. Moise per Florian, contro Rodrigo, tenta di andare via, rientra, piazza il destro, palo, vabbè, non è possibile. E dunque finisce qua anche PAOK Brescia 0-3, il punteggio in favore della nostra squadra. 2-3-0 consecutivi, due prestazioni pazzesche consecutive. L'altro incontro del nostro girone si è concluso per 3-2 in favore del Leverkusen. Quindi al momento noi siamo primi, Leverkusen secondo, Sporting terzo e PAOK in quarta posizione. E adesso, ragazzi, ultimo match di oggi, testa al Napoli per un'altra sfida importantissima e difficilissima. Romero vorrebbe giocare, potrebbe essere un'idea far giocare Cristian, allora comunque vedremo. Ma dunque andiamo alla partita, andiamo come sempre a sistemare le manette, prendiamo quella bianca stavolta. Unico cambio, ci sta Na Romero, formazione pronta, andiamo. Stavolta eccoci dal San Paolo di Napoli per l'incontro di Serie A tra il Napoli ed il nostro Brescia. Anche questa, ragazzi, comunque sia una partita molto importante. Andiamo ad affrontare l'attuale quinta forza, o sesta, insomma, del campionato. Una formazione di tutto rispetto come il Napoli, che anche nella passata stagione ci ha dato diverse difficoltà. E quindi è giunto il momento di vendicarci. Pronti, come sempre, a partire e a cercare la vittoria. Tonali riconquista il pallone e parte in contropiede. Sandrino per lanciare Kai Havertz, subito il mancino di Kai, 1-0. E ci piacciono a quanto pare proprio le partenze fulminanti a noi, ragazzi, sia contro l'Inter sia contro il PAOK ed anche adesso contro il Napoli. Subito
alla prima azione andiamo in vantaggio. Grande Kai Havertz, grandissimo contropiede della nostra squadra. E qua, piattone imparabile per il povero Timo Horn, che questa volta a quanto pare non è più imbattibile, brutto bastardone. Grande Kai, 1-0. Kennedy con questa palla, c'è Pavard in pressing, Moise più veloce, apre il piattone, sono due in 9 minuti. Ma quanto cazzo siamo forti! Moise Kean ancora per il raddoppio della nostra squadra. Un errore clamoroso quello commesso dalla difesa del Napoli con Benjamin Pavard, che prima regala palla al nostro Moise e poi si fa saltare dallo stesso in maniera veramente veramente terrificante. Comunque sia, grandissimo Moise, sempre in gol, 2-0. Ed è calcio di punizione, tenterà il nostro solito Acancianoglu con una delle sue solite perle. Prova Akan Horn, grande, ma davvero grande parata. Aspetta, aspetta, e manda Hakimi in velocità. Prova a saltare Koulibaly e ci riesce, facilissimo. Hakimi in aria, Hakimi tocca all'indietro per Kai Havertz. La doppietta stavolta di Kai Havertz per il 3-0 del nostro Brescia. Andiamo veramente, ragazzi, in porta con una facilità disarmante. Possono difendere anche con i migliori di tutti i tempi, ma comunque sia, siamo troppo più forti. Il nostro attacco, il nostro centrocampo è veramente superiore ad ogni difesa. Non c'è storia per nessuno. E Kai trova la sua prima doppietta in Serie A. Controlla Sacco, parte il cross, il colpo di testa, Perin addirittura la blocca. Ma quanto è forte Neuhaus, Chalov, Neuhaus per Chalov, Romero prova a chiudere, ancora uno strepitoso Perin. Difficile, riparte ancora il Napoli, Tutino scambia con Van de Beek, Van de Beek per tutti, aia! Qua è una bella cazzata, cartellino rosso sicuro per Romero e calcio di rigore per il Napoli. Siamo in 10, meno male siamo avanti di 3 gol. E comunque non è detto niente, eh. Chalov dal dischetto, parte subito, Perin si distende, ma l'ha tirata veramente, veramente bene. Fedor Chalov accorcia dunque le distanze il Napoli. 3-1, un rigore veramente ottimo da parte del bomber russo, che nonostante trovi le mani di Perin, non è riuscito il nostro portierone nella deviazione, non è riuscito a metterla fuori. E quindi 3-1. Vabbè, dai, ci sta. Per Havertz, passa Nandes, c'è il spazio per Moise, la parata di Horn. Inglese, lancio per Chalov, cazzo è vero, abbiamo un solo difensore, è passato Chalov, esce Perin, Perin numero uno, sei un fenomeno, cazzo. Per Tonali, c'è il movimento di Kai, lanciato verso la porta, Kai Havertz. E sono 3 per lui e 4 per il nostro Brescia. Napoli 1, Brescia appunto 4. Tripletta per Kai Havertz, la prima ovviamente in Serie A, anche perché sono i primi 3 gol in Serie A, quindi e ci sta, ragazzi. Grande Kai, sta veramente facendo una partita mostruosa. No, non lo voglio cambiare Hakimi. C'è Van Dijk nel mezzo, parte il cross proprio in quelle zone, sul primo palo però va a staccare, cazzo è inglese, inglese che colpisce anche il palo. E finisce qua anche Napoli-Brescia, non è 3-0 ma è 4-1, perciò sempre 3 reti di differenza fra noi e la squadra che abbiamo distrutto, in questo caso il Napoli. Tranquillo Cristian, non è un problema, cartellino rosso a noi non ci fa niente, salterai la prossima, ma vai tranquillo. Quindi ragazzi, per oggi siamo arrivati alla fine dell'episodio. Adesso ci andiamo a guardare la classifica, poi come sempre le partite e poi ci salutiamo. Allora, pesantissimo raga, siamo primi da soli, la Juventus ha pareggiato, vediamo contro chi ha pareggiato, contro l'Inter a Milano, quindi i nerazzurri ci hanno dato una mano. E adesso momentaneamente siamo primi da soli
In classifica, mamma mia ragazzi, quanto vola il nostro Brescia. Dunque, prossimi match affronteremo il Toro, ok, poi Leverkusen, ok, e il Genoa. Tre partite tranquille, tutte e tre fattibili, come sempre però servirà tutto l'impegno da parte dei nostri uomini. Quindi, signori, siamo arrivati alla fine dell'episodio, come sempre spero che vi sia piaciuto, così mi raccomando, mettete mi piace. Iscrivetevi al canale, condividete con un bel commento. Non so nemmeno io cosa ho detto, ma tanto sempre le solite cose. E dunque, a domani con un nuovo video. Buona!